Eccomi qua. Oh, santo cielo. Eccoci qua. Stiamo arrivando. Eccoci qua. Eccoci. Chiedo scusa, mi sa che la connessione mancata è la mia. Sì. Comunque. Dicevo, per cui dal punto di vista della t'ho detto, ti porto un esempio semplice, eh. È Vai. come un ciclista in salita che sbaglia, batte male la pedalata, ci si ferma 5 minuti, si capisce perché si riparte. Lo sport è fatto di errori, dai. Però non Ok. scendiamo su questo terreno e non è il nostro. Diamo la possibilità a chi vuole cominciare a capirci qualcosa di fare un riepilogo da Wikipedia di che cos'è la dieta zona. Partiamo da lì, ti va? Porta Sì, allora, la pazienza. dieta zona chiaramente è una strategia nutrizionale. Io ti rendo partecipe del mio ricordo. Io mi sono riavvicinato al mondo della nutrizione, mi occupavo di obesità, cioè in quel momento mi occupavo in realtà di cancro della tiroide, proprio quando venne fuori questa strategia nutrizionale, perché, come dico sempre, al di là di tutto, dobbiamo dare il merito a Barry Sears di aver posto l'accento su un approccio qualitativo e non solo quantitativo alla nutrizione. Cioè, lui ha fatto questa strategia, ha proposto questa strategia per andare a incidere su quello che era il carico glicemico del pasto, ed è sostenendo che un eccesso di insulina, cioè un'insulina fuori zona, perché zona si intende un'insulina che sta in un certo range, capito? Che non deve superare il valore di 10, deve stare, diciamo, nella parte centrale di una curva gaussiana. E ha posto l'accento su un altro punto importante, anzi su altri due punti importanti: l'approccio di aumento della quota proteica, ok? E l'approccio di un'azione sia energetica che antinfiammatoria di alcuni tipi di grassi. Ora, se noi ci riportiamo a quando è uscita questa strategia nutrizionale, se non mi sbaglio, primi anni 2000, e ci riportiamo a cosa dicevano allora le linee guida nutrizionali dell'American Health Association, dove c'era Credo c'era, dovevamo mangiare solo carboidrati, frutta, eccetera, eccetera, ma carboidrati, non certi tipi di carboidrati, ma pasta, cioè, compagnia cantante. E ci riportiamo alle strategie che ci sono oggi, ai dati della letteratura. Ultimo lavoro sul New England Journal of Medicine, che è la Bibbia delle riviste mediche. Ultimo lavoro, azione dell'indice del carico glicemico sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, previene o no il basso indice glicemico, il basso carico glicemico, hanno un'azione di prevenzione sulle malattie cardiovascolari, punto. I grassi omega 3, i grassi derivanti vegetali da certe situazioni, dall'avocado all'olio extravergine oliva, cioè ricchi di grassi buoni e di sostanze polifenoliche ad azione antiossidante, hanno un'azione protettiva per la nostra salute. L'altro discorso è, come ho detto, l'aumento della quota proteica. Mi segui? Perché l'aumento della quota proteica, prima, se te parlavi di proteine, io mi ricordo, i primi anni nella Società Italiana di Alimentazione e Sport, mi definivano quello della zona senza motivo, ti dico sinceramente, un po' nel micro offesa. Lui vuole le proteine, lui è per le proteine, e c'erano le solite dicerie: le proteine fanno male ai reni, le proteine ti fanno diventare demente, le proteine qui, le proteine da. Ora, se si parla di sport, i muscoli sono fatti di proteine e mi dovete dire perché io non devo dare le proteine, perché oggigiorno me lo dicono, io do anche dei soldi. Ok? Le proteine devono essere eccessive? Assolutamente no, ma parliamo ad esempio di running, ultima position statement sulle donne che fanno corsa: si parla di 1,6 grammi di proteine per chilo di peso. Daniele, prima, se ti azzardavi ad andare sopra il grammo,
eri un eretico. Per cui, scusate, al di là di tutto, la dieta zona è importante come stimolo a una visione diversa dell'alimentazione. Chiaro, in modo che... Scusate. No, vai tranquillo. Sembra passata una vita, ma è così, in effetti. Si è sente... così, no, perché... No, io parlo di dieta zona per far capire tutto. Parliamo di dieta bilanciata. Parliamo di una dieta che ha una componente glucidica derivante da carboidrati complessi, una buona componente proteica e un'ottima componente di lipidi. Per cui mangiamo bene se vogliamo, poi se vuoi ci vogliamo sull'endurance, sulla corsa, eccetera. Ma alla fine, carissimi, quando facciamo dei piani nutrizionali, possiamo anche non chiamarli a zona, ma la strategia è quella, è molto vicina alla zona. Era quello che si diceva anche nelle scorse puntate, quando tu insistevi sulle proteine fin dalla colazione, no? Cioè partire equilibrati. Sì, è l'inserimento di una fonte proteica che può essere salata o dolce al latte di una colazione solo glucidica. Tutto lì. È vero. Dai, proviamo a entrare nel suo utilizzo da parte degli atleti che puoi seguire tu, non necessariamente super campioni, ma il nostro mondo. Io mi ricordo sempre in quegli anni la forte polemica nei confronti di Enrico Arcelli, che sa benissimo era un runner, un allenatore e un grande medico e un grande nutrizionista. Lo criticavano tutti, ci sono state persone, i soliti noti, anzi il solito noto, non faccio nomi, che proprio lo distruggeva Enrico, magari sempre dietro le spalle, mi segui? Mai di fronte, però perché diceva è lui la dieta zona buffonata. Allora, Enrico, da persona di buon senso e da grande scienziato, anticipò quello che oggi facciamo tutti. Cioè oggi nello sport parliamo molto di periodizzazione. Cos'è la periodizzazione? È una cosa semplice. Prendiamo un'auto. Se io vado da Samignato a Empoli, consumo un tot di benzina. Quando il mercoledì vado a Torino al G-Medica, ne consumo di più e dunque il martedì sera io faccio benzina. Giusto? Se la macchina sta ferma sotto il mio studio non faccio benzina. Periodizzazione dello sport vuol dire aumentare o diminuire il carburante a seconda della tipologia di sforzo che vado a eseguire, della sua intensità e per quanto io faccio quello sport. A giorno un nostro ciclista, anche importante, è stato 7 ore e mezzo in bicicletta, secondo te non gli ho dato carburante, giusto? Per allenarsi per la Milano-Sanremo. Ora, se io invece penso che quando anche la macchina è ferma devo mangiare il 60% di carboidrati, siccome ha detto non parliamo di top liver, poi avviene il runner in studio che magari è anche performante, come ho già detto una volta, gli facciamo la DEXA e c'è il 22% di massa grassa, per cui secondo me non mangia molto bene, va bene? Per cui il discorso è questi termini. La periodizzazione oggi è una strategia ormai che usata nella nutrizione dello sport. Tornando a bomba, Enrico diceva, quando io sono in zona, per capirsi, mangio in un certo modo, se devo affrontare un allenamento più intenso, sia come durata, come velocità, per cui vado a compiere uno sforzo aerobico, a volte anche misto, più intenso, aumenterò la quota dei carboidrati prima dello sforzo e durante lo sforzo e non starò dietro all'indice glicemico, al carico glicemico in 3 punti, prima dello sforzo, durante lo sforzo, dopo lo sforzo. Ma è quello che ora noi facciamo sempre. Mi segui? Te puoi avere anche un atleta che tiene inchieto perché deve dimagrire, quando aumenta l'intensità degli allenamenti lo fa diventare un cheto adattogeno, aumentando i carboidrati nello sforzo e dopo lo sforzo. Come? Ti posso dire, anche se lo sai, non è che mi trovo molto d'accordo, perlomeno nello sport, l'utilizzo dei ketone bodies, cioè dei corpi chetonici, come supplemento. Poi vedremo fra qualche anno se sono utili o no, ma vengono dati nell'ambito di una dieta normoglucidica. Mi segui? Ti seguo, ma ho anche una domanda che mi
che sono disponibile a prendermi anche una rispostaccia, ma parte di questo ragionamento l'avevano già capito la generazione di corridori prima di noi, quando facevano la famosa dieta dissociata, che giustamente tu dici è una sciocchezza, però lì tenevano presente la differenza tra quando dovevano caricare e quando no. Sì, però c'è un punto. Ecco, questo è vero, poi bisognerebbe chiarire bene cos'è una dieta dissociata, no? Perché la dieta dissociata nell'immaginario collettivo significa mangiare i carboidrati a pranzo e la sera mangiare le proteine. No, questa non è una dieta dissociata, assolutamente. Se vuoi poi ne parliamo in un'altra puntata. È assolutamente vero, però attenzione, non bisogna anche capire che andare oltre un carico di carboidrati, andare oltre il contenuto di glicogeno che abbiamo nei muscoli e nel fegato, per cui fare il cosiddetto carico dei 3 giorni, eccetera, non ha più senso, perché ti arrivi a un punto in cui saturi tutto e hai solo dei picchi insulinemici che poi non ti creano altro che le premesse per anabolizzarti dopo, cioè per diventare anche più grasso. Per cui, come è spesso anche scritto sul tuo giornale e io ci condivido, bisogna fare anche prima di sforzi importanti come maratona, basta aumentare gradualmente i carboidrati dal giorno precedente al massimo il giorno prima ed arrivare poi piano piano a riempire bene i depositi di glicogeno. Quando te fai questo, te ti poni nelle migliori condizioni per affrontare anche la maratona. Mi segui? Sì. Attenzione, se io faccio 3 giorni di carico, 12 grammi per carboidrati per chilo di peso, come dicono certi maestri australiani, che però vivono di studi e non sono uomini di campo, permettimelo, ok? Quindi teorici. Vai a trovare 12 grammi per chilo di peso a maratoneta normale, lo fai diventare un polloncino della Michelin e quando va all'avvio della maratona si sente solo gonfio. Invece questo deve stare bene, deve arrivarci bene e dobbiamo insegnargli. Mi spiego meglio: se te hai fatto un piano nutrizionale in cui hai aumentato i carboidrati fino alla sera prima, la mattina deve fare la maratona, diciamo che gli dovrà insegnare che durante la notte ha perso solo un po' di glicogeno epatico e la colazione della mattina alla maratona serve solo a ripristinare i serbatoi, non deve mangiare come un forsennato. Anche perché non fai sempre in tempo. Se bravino non fai in tempo. Sempre soggetti, chiaramente, allenati bene e adattati a certi tipi di sforzo. Questo è fondamentale. Mi aiuti con un esempio concreto. Facciamo finta che siamo già tutti vaccinati e abbiamo ripreso la nostra vita normale, cosa che ci auguriamo al più presto. Siamo nel weekend, quindi domenica. Ci stiamo preparando per una maratona, è previsto il lunghissimo, quindi io dovrò 36. Fare 36, 34, 36. Mi fai la mia dieta zona? La dieta zona di un tranquillo? Allora, mi devi fare 36 chilometri, mi auguro che tu stia bene dal punto di vista antropometrico, che tu abbia mangiato bene durante la settimana in zona. Ok. Il giorno prima ti comincerò come aumentare un pochino i carboidrati a partire dalla colazione. Dalla colazione del giorno prima? Se fai la dieta zona, una colazione classica, potrebbe essere un toast, mi segui? Sì. Ti dirò di mangiarne due, per esempio, di toast. Ah. Però non ti darò il succo di frutta che ti fa schizzare la glicemia senza motivo. Se a pranzo hai sempre optato, lo so, per del salmone, delle insalate e della frutta, ti farò aggiungere 70 grammi, 80 grammi di riso alla tua alimentazione e magari ti dirò sì, mangio 80 grammi di riso, fai un paio di porzioni di verdure e poi dei frutti di bosco, per esempio. Ti dirò a metà pomeriggio, se senti fame, di farti uno yogurt con un pochino di miele senza però caricarti troppo, e la sera ti do un primo piatto e ti do un secondo perché mi preparo allo sforzo della mattina dopo. Dopo, se mi fai 36 km in piano e sei un soggetto adattato, la colazione può essere più glucidica del solito, per cui potresti aggiungere del muesli allo yogurt e farti, non lo so, dello yogurt e del muesli, anche una fetta di pane con un po' di burro e marmellata, una fetta di pane tostato, sempre cose molto naturali. Se invece sei un soggetto che dice sì, faccio 36 km perché faccio anche un po' di collinare
come succede a volte, no? Lo sai, a volte anche i trail qui semplici nella provincia di Pisa vengono usati per allenarsi, È vero. magari non sono 36 km, se mi fai un collinare me ne fai 28 o 30, però sì, aumentami un po' le proteine, magari prendi anche un po' di aminoacide, Perché correndo perché uso più forza. per quello sforzo diventerà uno sforzo anche eccentrico, soprattutto in discesa, e dunque ti voglio preservare al massimo i muscoli. Hai fatto, secondo me, una precisazione per molte persone utile, perché da quello che vedo io da osservatore, per carità, ma i miei lettori e i nostri amici maratoneti tendono a pensare che tutto è la cena della sera prima. Invece tu giustamente mi dici, c'è tutta la giornata e tutta la settimana e il periodo prima. Anzi, c'è un problema. Noi bisogna capire una cosa. Questa cosa è più un discorso da medico. Però, se mi posso permettere, il medico dovrebbe essere sempre il punto di riferimento quando si parla di salute, no? Allora, Certo. attenzione, se io mi vado a caricare troppo la sera prima, seguitemi un attimo, per cui mangio molto, io la notte, quali sono gli organi che dovranno lavorare di più? Soprattutto il fegato. Per cui il fegato lavorerà di più, dovrà secernere più bile, dovrà aiutare a digerire, il pancreas lavorerà molto di più, secernerà molta insulina, secernerà molti enzimi pancreatici. Poi avrò il sistema, seguimi, Sì. quello che noi chiamiamo il circolo enteroepatico in surplus lavorativo. Mi segui? Ok. La mattina dopo io faccio colazione e vado a sostenere uno sforzo importante in cui produco molte citochine infiammatorie. Seguitemi un attimo, non voglio scendere nel complesso. Esistono solo le citochine prodotte dal tessuto grasso, e speriamo il maratoneta ne abbia poco, e dai muscoli, o esistono anche delle citochine prodotte dal fegato? Ok, Rispondimi, questa rispondimi. Sì, seconda. e sono tantissime, e si chiamano epatochine, e sono Eccole. importantissime, e sono modulate dallo sforzo che io faccio. Per cui attenzione, se io mi carico troppo e il giorno dopo ho quel sistema epato-biliare cardiocircolatorio che verrà messo sotto pressione da uno sforzo importante, non posso trovare questo sistema in overtraining, in overreaching, dai. Cioè Ok. in un super allenamento, perché l'ho fatto lavorare troppo la sera prima, perché se no il sistema di detossificazione del glutatione, il circolo biliare non funzioneranno bene. Se invece io abituo il mio organismo a un aumento graduale sia delle calorie, e mi pongo come obiettivo di aumentare i depositi di glicogeno in maniera graduale, faccio un ottimo lavoro, perché rendo la benzina disponibile, ma rendo l'organismo capace di sfruttarla. Questi sono argomenti che, se mi posso permettere, anche negli approcci nutrizionali e studi non vengono mai evidenziati. Cioè non mai, viene mai evidenziato come il sistema organo, scusa, l'organismo umano risponde all'introduzione. Cioè si fa un discorso, guarda, ne parlavo oggi con una paziente, questo è interessante, questo è interessante. Poi, se vuoi, ti parlo anche di Noemi e della dieta di Noemi, perché ora te lo sai. No, in Italia ci sono due problemi: il Covid e la dieta di Noemi, lo sapevi? E ridi, eh? Ma è un Lo dramma, so. e ridi, ma è un dramma, Io è un tengo dramma. la lista comunque, se vuoi un giorno ci divertiamo. Dai tempi della dieta del Sedano, io ogni estate tengo la lista. Si vede che è già bel gruppo. Ma te hai capito, no, cosa voglio dirti? Perché a Sì. Domenica Enne Maraveniere dice: ora faccio il ticche fitte, sì, insomma, via, ora stiamo zitti, è Ecco, meglio. punto. Però ci sono due cose importanti: la dieta di Noemi e il Il Covid. Covid. Senti, senti il lavoro. Allora, giungo al punto, se me lo ricordi, perché quando mi vengono queste cose mi salgo. Ah! Visita di stamattina, segui Ok. bene. Qui ci divertiamo e poi, se gli amici fanno qualche domanda, mi diverto ancora di No, più. due ce ne sono Tanto, già, come vai vedi, pure. gli argomenti proposti oggi non li esauriamo, ce li lasciamo a venerdì. È come la musica Perché qui, jazz. Vai, bravo. Ora ti faccio ridere, vi faccio ridere. ti ho fatto Paziente due cose. fiorentina simpaticissima, Meno male. che seguo per un problema della tiroide, simpaticissima perché è la classica paziente, viene a me ogni tanto, che, ti porto esempio, gli do il nutraceutico per il colesterolo, me lo fa per
3 mesi, vede il colesterolo che cala e toglie il nutraceutico. È simpaticissimo, capito? Non è che me lo continua, lo smette. Poi gli do la vitamina D, me la fa per 3 mesi, vede che si è raggiunto, perché io gli faccio: la vitamina D deve essere al minimo a 50-70, e ti fa, ma ridendo, Fatta la poi festa, gabbato lo santo. sì, e me lo smette. Mi smette sempre tutto. Allora, oggi la visita, ma se no c'è la pressione un po' alta. Dice: sì, hai ragione, ma sa, mi aveva detto di fare la visita cardiologica, l'ho fatta, è un po' alta. Dice: ora mi sono messo a fare esercizio fisico, vedo che quando faccio esercizio fisico forse mi migliora. Bisogna continuare con l'esercizio fisico. Diciamo, noi diciamo, medicina ha una scarsa compliance, seguimi. Finisco di dare, iniziamo a colloquiare, e mi dice che esercizio fisico lei sta facendo adesso, perché la pressione è un po' elevata, diciamo anche troppo. E lui fa: io faccio il Tabata. Cos'è il Tabata? Ora deve sapere, c'è la moda che in America c'era un po' d'anni fa, segui bene, in America 10 anni fa c'erano le palestre 50 minutes, 15 minuti. Io Ma certo. penso di Tabata di essere stato uno dei primi a parlarne in Italia. Oggi, sto zitto se non mi denunciano, oggi tutti, gran parte di queste persone che propongono esercizio fisico, che purtroppo a volte non sono nemmeno laureati in scienze motorie, che è un dramma, propongono il Tabata. Cos'è? Un esercizio ad alta intensità, i cosiddetti circuiti, seguimi, ad alta intensità concentrato nel tempo, dove te il segreto sarebbe scatenare delle tempeste ormonali e aumentare la frequenza cardiaca in maniera tale che dimagrisci e ti tonifichi. Te la faccio facile. Ora seguimi un attimo. Questa signora ha detto: benissimo, guardi, lei proprio sbaglia tutto in quello che fa. Perché? Da quanti anni ha? Perché dice: no, ma io lo faccio perché sto meglio, perché mi sento più tonica. La segui bene. Il concetto che viene, permettimi, venduto è quello, anche in quella strategia di quella cantante abbiamo detto prima, è di dire: io faccio un esercizio fisico molto ad alta Elevato. intensità e breve tempo. Allora, signore, l'ho spiegato alla signora. Questo è un esercizio fisico che in soggetti che hanno l'ipertensione non può essere eseguito. Assolutamente, non deve essere eseguito. Perché? Perché parte uno stress che va a incidere sul nostro surrene. Segui bene. Il surrene ha una parte esterna che è la corticale che produce il cortisolo, una parte interna che è la midollare che produce le catecolamine. Mi segui, Daniele? Sì. Non si può pensare che lo stress faccia passare e spartire solo l'adrenalina, che un ipertenso gli fa male, ma parte sicuramente anche il cortisolo. Mi segui? Allora, certe banalizzazioni nella proposta anche di un esercizio fisico o nella proposta di un piano nutrizionale sono assolutamente deleterie. Ora te mi fai una domanda, anzi me la faccio da solo. Dice: cosa proporresti alla signora? Ti dico cosa ho proposto. Ci sono le Camminare. linee guida. Bravo. Ci sono le linee guida mondiali dell'American College of Sport Medicine sull'esercizio fisico come prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari, compresa l'ipertensione, eccetera, che ci dicono 30 minuti di esercizio aerobico 5-6 volte a settimana. Io ti dico che sono poche. 30 minuti per iniziare, perché se vuoi dare uno stimolo, 30 minuti sono pochi. Certo, se non fai nulla va bene 30 minuti. Più 2 volte a settimana un esercizio con i pesi a carico medio, basso, medio, per tonificare il muscolo e, se sei debole, per ipertrofizzarlo. Per cui, perché ti dico questo? Perché non dobbiamo andare dietro alle mode. Dobbiamo andare dietro a dei protocolli che esistono in letteratura, e l'esercizio fisico deve essere proposto da un laureato in scienze motorie che magari collabora con un medico sportivo. Ora sono uscito un po' No, ma dal seminato della dieta zona, running, eccetera, però è un esempio di come a volte vengono etichettate delle strategie che poi possono anche rivoltarci contro. Ecco perché è sbagliatissimo etichettare
in maniera negativa una strategia che poi in altro modo viene applicata anche con ottimi risultati. Perfetto. Io torno prima dalla signora, ma mi serve anche la signora, perché dopo averti ascoltato e mentre ti ascoltavo mi erano venute in mente una considerazione e una domanda. La considerazione era: chissà quante volte i fallimenti in maratona, proprio entro nel nostro specifico, di grandi atleti che però avevano sempre fatto distanze inferiori, penso a Panetta quella volta che si è fermato, a Meucci che la prima volta ha fatto un 2 ore e 14 che vorrei farlo io, ma per lui era molto poco, e tanti altri che a un certo punto hanno detto basta dopo magari un'ottima preparazione, non ci sia stato dietro quel problema lì, cioè il sottovalutare la programmazione della nutrizione e l'adattamento. E la seconda cosa che mi fa venire in mente l'esempio della signora, ma che vale anche per noi, è che evidentemente, come abbiamo detto già in altre puntate, anche il nostro stomaco va allenato come il resto del fisico, no? Certo, è quello che il buon Asker Jürgenkrupp, che è un amico ed è un espertissimo di nutrizione dell'endurance, lui dice, quando parliamo di periodizzazione, lui ha scritto proprio un articolo che dice periodizzazione della nutrizione dello sport. Quando io parlo di periodizzazione, dobbiamo abituare ad allenare il nostro sistema gastrointestinale, poi ti scendo nello specifico, dobbiamo allenare i nostri muscoli a volte a correre senza caricarli troppo di zuccheri, dobbiamo abituarci a correre a volte senza curare molto l'idratazione. Senti che provocazione ti faccio. Dovremmo, quando ci alleniamo, ma scusate, se Fulvio Massini, al suo atleta, a me no perché io non sono in grado e poi sono un anarchico e le tabelle poi non le faccio, devi sapere. Ma se Fulvio al suo atleta propone, come altri allenatori propongono, vari stimoli, la ripetuta di vario tipo, corta, giusto, media, lunga, okay, propongono la tempo run, il tempo di corsa, propongono diciamo una corsa rigenerante lenta dopo un lunghissimo, o propongono il medio, il lungo e il lunghissimo, che sono tre tipologie di allenamento diversi, e te perché sulla nutrizione devi fare come sempre la stessa cosa, come, scusami, permetto, la gallina che devi sempre mangiare uguale, devi poi mangiare il ravanello cinese perché il collega di turno ti ha detto che col ravanello cinese te va più forte. In gara a te ti puoi preparare per la maratona di Firenze, come ha detto Draghi, no? Cioè, senza scendere politica, tanto Draghi mi sembra la politica l'abbia bella fatta fuori, per cui Draghi ha detto anche basta parlare sempre in inglese. Invece parlare di tempo run, come certi youtuber, tutti che sanno tutti loro, bravi, non si fa nome, ma te sai a chi mi riferisco, no? Parliamo anche di tempo di corsa, no? Cioè abbiamo la lingua più bella del mondo, l'abbiamo inventata noi, la lingua, anche no. Per cui se io mi preparo per la maratona di Firenze, per cui rimaniamo in Italia e rimaniamo in Toscana, che non esiste mica a New York solamente, esiste anche Firenze, che secondo me è molto, molto, molto più bella di New York, va bene? Per cui, anzi, quando ci leviamo le mascherine, rivisitiamo i nostri luoghi favolosi che per ora non possiamo visitarli, io mi preparo per la maratona di Firenze. Quando comincia la preparazione, sai benissimo, i primi di agosto, no, facendo dei conti, fine luglio, primo agosto, io mi alleno col caldo, eccetera, poi vado avanti, speriamo di non fortunarmi a settembre-ottobre, perché poi ritorno a fare il lavoro, perché sai benissimo, no, che quel periodo topico, perché ritorni un animale seduto e rischi l'infortunio, e poi arrivo al 27-29 novembre, quello è il periodo, Daniele, e diminuiscono le temperature, vado a correre magari sotto la pioggia e col vento che mi viene dalla betone. Seguimi. Okay. Se io quelle situazioni non me le sono un po' riprodotte anche dal punto di vista nutrizionale, te pensi che io abbia la stessa performance rispetto a chi le ha riprodotte? Assolutamente no. No. Ci sarà il momento in cui io... Certo, ci sarà il momento, io arrivo lì e mi sono idratato bene per una temperatura di
15-16 gradi e mi trovo con una temperatura di 4 gradi. Pensiamo che lo stato di idratazione non ne risenta, ne risente. Viceversa, per un'altra zona mi sono allenato per correre a 15 gradi e corro a 23 gradi con l'85% di... Se io nel mio periodo di allenamento, guidato da Fulvio, ad esempio, non mi sono anche allenato a situazioni di stress, tipo allenarmi un po' disidratato, cosa mi succede? Ce la faccio, non ce la faccio, che sensazione sento? Perché posso fare davanti a maratona, sono a 4 km dal ristoro e non ce la faccio perché sono disidratato, sono abituato a correre in quelle condizioni, mi segui? Sì, perché sì, se io carico troppo di carboidrati e soffro di disturbi gastrointestinali, dovrò forse lavorare, alimentarmi con un po' meno carboidrati, un po' carboidrati diversi e abituarmi a allenare il mio intestino, oppure dovrò abituarlo a correre con più carboidrati. Mi spiego meglio. È inutile che io faccia il frate francescano il giorno prima della maratona, mangio di tutto perché devo fare il carico di zuccheri. Poi ci sta che invece di fare la maratona stia nei bagni della Sebag fisso perché non corro, perché mi viene la diarrea, che è un disturbo che sa benissimo frequente negli sport di balanzamento come il running. E quella è disidratazione seria, no? C'è, ma più che no, disidratazione seria, c'è un'alterazione. Gli zuccheri producono un'alterazione della flora batterica intestinale e una ipermotilità del sistema gastrointestinale stimolata anche dal gesto della corsa, e tu vai in bagno invece di stare a correre. Per cui l'allenamento, mi fa piacere la tua domanda, non deve essere solo allenamento fisico, ma deve essere anche allenamento nutrizionale. Assolutamente, assolutamente. Perché io posso avere, ti porto un esempio semplice, mi alimento prima della maratona, per qualsiasi motivo sbaglio perché non trovo l'alimento giusto, non trovo, e ho una difficoltà digestiva, mi alzo la mattina e non ce la faccio a fare colazione. Se io non sono adattato a partire in un certo modo, magari con una, non ho un po' senza colazione, non c'è verso, non vado. È il discorso che ti facevo prima di riempirmi di zuccheri, arrivo lì solo nel palloncino della Michelin. È una cosa importante, questa è anche la differenza, faccio una piccolissima chiosa, tra i tempo run e quelli come Fulvio che prendono le cose seriamente, ovvero che sta male, non va di moda dirlo, ma un bravo podista, un bravo corridore è quello che si allena al disagio in qualche modo. Certo. Fa in modo che il disagio, quando gli arriva in gara, non è una cosa nuova per lui. Certo. Poi farà fatica lo stesso, non è che certo, diventa... Però... Ma vedi, ti porto un esempio molto semplice. Io posso... In allenamento dovremmo riprodurre anche dal punto di vista nutrizionale gli stessi stress che mi vengono dati dall'allenatore dal punto di vista fisico. Se io non corro mai a digiuno, se io non ti porto un esempio, se io, nessuno ce l'ha contro, sia chiaro, certi alimenti, se no come dicesti te poi va a finire, sappiamo benissimo che certi alimenti non dobbiamo demonizzarli troppo, tanto abbiamo solo ricadute negative, no? Ma ti porto un esempio semplice, prendiamo l'assunzione dei gel, seguimi bene, non è che io debbo per forza ogni 5 km prendere il gel, è vero che la letteratura ci dice che ogni tot minuti di corsa devo assumere circa 200 grammi, eccetera, eccetera. Scusa, un tot di carboidrato, la percentuale. Ma ho sbagliato la dose. Ma però attenzione, ci sono anche degli studi che mi dicono che se io mi assumo uno sport drink e mi ci sciacquo solo la bocca, il cosiddetto Mountly Rise, si dice, per il mio cervello ho assunto carboidrati. È vero, il condizionamento. È vero, se io bevo una bevanda zuccherata, mi sciacquo la bocca e sputo perché in quel momento magari ho troppo stimolo sull'intestino, se sentite mentre correte che l'intestino brontola, occhio a buttarci troppo carboidrati, perché la volta andate nel cespuglio. E allora io lì posso usare una strategia diversa, inganno il mio sistema praticamente nervoso e ho la stessa lucidità che avrei assumendo completamente il carboidrato. Una sorta di effetto placebo alla fine. Per cui il consiglio alla fine qual è? Ascoltatevi molto,
create delle situazioni di stress. Quando si parla di allenamento a digiuno, l'abbiamo già detto, ma lo sai, è una domanda ricorrente, no? Questa. Sì. Per cui a volte è chiaro, gli argomenti sono sempre gli stessi. Ma se io parlo di allenamento a digiuno, non è che io devo prendere domattina, stasera mangio poco e domattina me la fare 12 km a digiuno. Farne 5. E vedi cosa senti. Ti senti bene, ti senti male, sudi, le gambe ti tremano. Benissimo. Ti senti bene? La prossima volta fanne 7, fanne 6. Il problema è che le persone partono come treni, sì, e leggono il blog o sentono il video del fenomeno di turno e mi partono e mi fanno 10 chilometri. Poi arrivano stanchi oppure stanno male e per recuperare ci prendono 1,5 chili. Allora è inutile che tu faccia un allenamento a digiuno che deve tutto sommato insegnare al tuo organismo ad utilizzare riserve energetiche se poi mangi come a pranzo di nozze. Perfetto. Io ti ho rubato più del solito la tua pausa pranzo, e causa l'interruzione che è andata sul mio telefonino abbiamo fatto le tappe forzate, per cui non ti ho proposto le domande che ci hanno fatto, ma so di poter dire che tu rispondi a chiarimenti alla tua email, che è fabrizio.angelini@gmail.com. C'è un amico, ad esempio, che ci ha detto del suo problema di coxartrosi e ti chiedeva se l'alimentazione può essere d'aiuto. Questo credo che sia una domanda che merita un messaggio alla tua email, così come un altro amico che ha gridato un po', come dire, la sua preoccupazione per tutte le volte che il carbon low diventa una sorta di prodotto per grulli, no? Perché viene proposto in tante cose, anche lì ti potrai sbizzarrire. E invece c'è una domanda che è arrivata all'inizio, che poi tu hai toccato al contrario nei tuoi esempi della maratona di Firenze, cioè quando la temperatura passa dall'estate in cui comincia la maratona alle temperature basse di quando la maratona c'è. Il nostro amico diceva, adesso sta arrivando il momento, ed è vero, in cui cominciano a salire repentinamente le temperature, anche se ancora con grande escursione termica, per cui stamattina io avevo il giaccone e adesso faccio fatica a tenere questo. Allora, questo possiamo... è un momento. Allora, vai. Due consigli. Volentieri, due consigli. Il primo riguarda la salute e purtroppo il periodo che stiamo vivendo. Ci sono forti escursioni termiche. Oggi sappiamo che avere dei sintomi che prima trascuravamo, prima un po' di tossettina, un po' di raffreddore, si chiamava Massini e si diceva: Fulvio, che faccio? Mi metto un giacchino in più? E lui ti diceva: sì, vai a correre. Oggi occhio, escursione termica è la peggio cosa che ti può succedere per le prime vie respiratorie. Febbre e mal di gola, sapete cosa succede, tampone e compagnia bella. Per cui grande prevenzione, perché ricordatevi, il sistema sanitario si pone meno sotto stress comportandosi bene, ok? Se noi ci comportiamo bene, abbiamo un'igiene di vita adeguato, i dottori stanno più tranquilli e si occupano di chi sta veramente male. Perché purtroppo oggi è così, per cui copriamoci un po' di più al mattino, vestiamoci a strati e lo stesso se usciamo tardi la sera anche a correre, non facciamo i fenomeni. Vedo già i runner con la maglietta corta alle 7:30. Ieri da noi alle 7:30 erano 4 gradi e non sono runner che vanno a 3, sono runner che vanno a 6, perché li conosco benissimo e questi sono dei CO. Ioni, va bene, ok? Sì, perché poi il giorno dopo hanno il mal di gola, la febbre e si scatta la religione del tampone. Punto uno. Per cui prevenzione. Sulle ore calde possiamo stare con abiti più leggeri. Mattina presto e sera abbiamo calcolato escursione anche di 12 gradi, Daniele? Per cui sì, occhio. Noi in Toscana la notte andiamo sotto zero tranquillamente, la mattina c'è il ghiaccio sulla macchina. L'altro giorno andai a Torino, partì con meno 2 gradi dalla provincia di Pisa, ok? Uno. Invece il discorso, siccome questo periodo non durerà tantissimo, iniziano i primi caldi e dunque dobbiamo, siccome il nostro organismo non è abituato, dobbiamo innanzitutto prepararlo dal punto di vista dell'idratazione, l'abbiamo già un po' affrontato. Sì. Farei una preidratazione, guardare bene le urine la mattina e poi andare a correre sempre in condizioni ideali e incomincerei a evitare la corsa nell'ora di pranzo. Se poi sai,
non è più come prima. Prima la nostra mamma ci faceva il pulloverino di cotone, no? Oggi te vai da 10 gradi a 25 e lì è un problema. Eviterei per cui le ore più calde, soprattutto all'inizio. Mi raccomando, protezione da raggi solari. Ve lo dico perché io purtroppo ho avuto un melanoma e non c'è nulla da vergognarsi. Sappiate che nei runner, nei triatleti, è molto più frequente la diagnosi di epiteliomi e melanomi. Io lo dissi a un congresso a Milano 8 anni fa, mi guardarono tutti strano. E l'altra settimana un triatleta gli ho fatto la diagnosi di melanoma. Per cui usare il cappellino, usare gli occhiali, perché anche l'occhio chiaro non gode con il sole, e usare subito le creme e usare degli antiossidanti, perché ricordatevi, la pelle ricorda, per cui classico antiossidante importante per la pelle. Dal punto di vista dell'idratazione, se correte nelle ore più calde, aumentate un pochino l'assunzione di cibi con un po' più di sodio, mi segui? Per Sì. cui ti porto un esempio: una bella bresaola con un'insalata e una fettina di pane integrale la vedo molto bene. E poi, se vedete che è proprio caldo e non avete bevuto, perché poi la sensazione di sete è molto individuale, il trucco dei vecchi maratoneti, no? Dei nostri progenitori: prendete un po' di sale e ve lo mettete sotto la lingua. Eccolo Pur lì. se ci sono dei prodotti, vi fa Enel Viticolzal Caps, c'è delle capsule di sodio comodissime che le potete portare tranquillamente nella vostra bag. Però ecco, cerchiamo di fare un po' di prevenzione all'inizio, perché il nostro organismo non è adattato a correre in quelle condizioni climatiche. Anche se, e chiudo, l'idratazione è importante anche in condizioni, diciamo, normali. Allora, ripeto, Scusate, di temperatura anche più bassa, scusa. il tempo di darci l'adattamento, no? Sarà questo Ora mese. c'è un'amica, la paolita.m, Eccola mi lì. chiede: ma la dieta per i vegani? E oggi siamo in ritardo, ma faremo anche una puntata Dai, volentieri. sulla dieta per i vegani e per i vegetariani, perché ogni persona deve scegliere la sua alimentazione in base alle sue convinzioni etiche, eccetera. Noi abbiamo solo il dovere di informarla dei pregi e degli eventuali difetti della sua alimentazione. Io ti faccio fare una risata parlando dell'alimentazione, no? Eccolo Dico lì. sempre ai miei collaboratori, Alessandro Bonuccelli, Stefano Beschi, la Sara Bartoli, Andrea Leonardi, il nostro tirocinante a Torino, dico: ragazzi, voi rendete tristi le persone. Mi segui? Certo. Con la dieta rendi triste. Invece le persone vanno rispettate. L'altro giorno ho visto nel mio studio, senti, poi vi lascio, questo è bellissimo. Ho visto una signora simpaticissima, che era, è vero, aveva qualche chilo in più, sorridente, acutissima. Senti, aveva qualche chilo in più, un po' troppo. La Ecco. sera faceva qualche presa alimentare, non proprio, sai, tipo tazza del caffè latte E con un po' di via. biscotti, no? Diciamo, si tornava un po' bambina. L'intestino andava benissimo, ma benissimo. Io Ah. sono uno stitico feroce. Non aveva al momento grandi alterazioni ematochimiche, era intorno ai 60 anni. Ho detto a un mio collaboratore: vedi, e ora mi dovresti spiegare, la signora viene da noi per prendere il peso, se il nostro intervento produce salute. Perché segui bene, 90 su 100 con la dieta la rendiamo stitica, perché la dieta ti fa diventare stitica. Ci maledice perché gli togliamo il caffè latte con i Il biscotti, ma piacere. gli facciamo venire anche un po' di depressione, e dunque voi rendete la gente triste. Scherzo, ma fino a un certo punto l'alimentazione fa parte di noi, e dunque dobbiamo anche un po' smitizzare, perché ultimamente mi ha raccontato un campione vero. Non ti dico lo sport, non ti dico niente, che dei suoi colleghi vanno a fare la colazione perché hanno il nutrizionista col bilancino per misurare la vena. Ora diciamo questo, Aia, con sta vena. a parte se noi abbiamo tre punti, il Covid, la dieta di quella cantante e il bilancino con la vena per lo sportivi. Ora è vero che siamo in un degrado psicologico ultimamente, probabilmente legato alla situazione.
anche basta, diamo la giusta misura a tutto. E allora, non potendo non essere d'accordo col professor Angelini, sapendo che soltanto i grandi sanno non prendersi troppo sul serio, che è l'unico modo per fare le cose serie, assolutamente, no? Ripeto, come mi è stato chiesto... Ma soprattutto no, non i grandi, le persone normali. Io sono, non sono un grande, io sono presente il dottore di campagna, ok? Sì. Ah, beh, hai detto niente. Mio nonno era un medico condotto, aveva un grande pregio. Era anche stato fra i primi 4 laureati in medicina della storia dell'Università di Pisa, laureato molto giovane. Però mio nonno aveva un grandissimo pregio. Era uno tranquillo e aveva, come tutti i vecchi di quei tempi, una sua filosofia di vita, capito? Per cui dovremmo un po' ritornare a una dimensione di normalità. E questo e è un sempre, grande... lo dico sempre, nello sport il protagonista è l'atleta. Non è il nutrizionista, non è nessun altro, è l'atleta il protagonista. Hai per voglia, cui quando si fanno le foto che si vince una gara, le foto se le fa l'atleta, non il nutrizionista. Scusa, eh. No. E tra quello che se con la dieta si fa tutto, non è mica vero, Hai voglia te. Doc, grazie, ripeto, perché me l'hanno chiesto, l'email e l'indirizzo. Ah, fermo, poi vado via perché sennò poi la gente mi picchia. Vai. I miei pazienti. Io voglio devo salutare dire... perché mi fa piacere. Abbiamo ora in diretta Simone Sciulli, sì? Che è un grandissimo atleta paralimpico e uno dei più forti nuotatori che è in Italia. Lo stiamo seguendo già da un annetto. Speriamo, Simone, di andare a Tokyo. Ma oltre a questo, Simone è un esempio di passione per lo sport, di vivere lo sport in una certa maniera. Ha lasciato una professione importante di avvocato per dedicarsi allo sport, nonostante un problemino di disabilità, ma molto lieve. Ed è una persona che vive di sport, vive per lo sport, insegna sport e è anche molto bravo come consiglio per la nutrizione. E mi fa molto piacere che oggi abbia partecipato, perché avere questi sono i veri esempi. E purtroppo, te sai benissimo, vengono citati poco. Dovremmo citarli un po' di più. Sono d'accordo. Anche perché non c'è... va bene. No, vai. Anche perché? E non puoi finire una puntata perché con sono, anche perché. Perché sono quegli atleti che a me mi fanno tornare bambino, capito? Io seguo su Instagram la moglie, la Cappelletti Federica, la moglie di Paolo Rossi, e sì, che posta sempre le fotografie di Paolo Rossi. Non è perché ritorni bambino, è che questo ragazzo aveva sempre il sorriso, non aveva un tatuaggio, non aveva grandi muscoli, ma ci ha fatto, permettimi il termine, godere tantissimo nell'82, e poi da Juventino mi ha fatto godere anche da Juventino, per cui ecco, Simone è una figura d'atleta sano, un bell'atleta, ma soprattutto un esempio per i giovani. Questo è, sono gli atleti veri, secondo me. A volte invece non è sempre così, dai. Mi tocca di nuovo di essere d'accordo con te. Ripeto che l'indirizzo tuo è fabrizio.angelini@gmail.com. Torniamo con tante cose da raccontare, vedi che ne abbiamo sempre tante, se ti va bene venerdì prossimo. Volentierissimo. Spero di poterti augurare buon weekend. Sì, ora dice tiravento, poi e ragazzi, noi abbiamo qui una grande falsa. Abbiamo l'Erica di Torino, che obbliga tutti i suoi colleghi, quando non è smart working, in banca a seguire le nostre dirette. Per cui, e poi magari dopo l'interroga, Sì, perché guarda, si sta diventando famosi parecchio. Ora mi devo studiare l'alternativa al ravanello cinese, ora ci penso un pochino, perché... Anche perché io ti Vabbè, sto tenendo, dai, la hit parade, i più odiati da Angelini, sì, fino adesso risultano il ravanello cinese e il latte d'avena. Quindi tu regolami. Sì, l'avena da cavalli. Certo, l'ho imparato pure cioè, io. Cioè, il latte d'avena per il cavallo. Perché un giorno, ecco, allora, chiariamo una cosa e poi smetto. Dovrebbero farla finita
Lo diamo il latte d'avena? No. Ora, a questo punto ancora non ci sono arrivato. Sto studiando il latte del ravanello cinese, devi sapere, ma il latte d'avena ancora non ci sono arrivato. Però dovremmo farla finita, chiamare latte delle cose liquide che non sono latti. Il latte, Cristo di Dio, è quello che noi prendevamo da bambini e quello abbiamo preso dal seno di nostra madre, io poco, perché la mia mamma, conoscendomi, me ne dava poco e dicevo, se no cosa diventa? Ed è il latte, la presente, il latte che io la mattina me lo bevo. Se poi un giorno mi stimolasse anche andando intestino medio, perché sono stitico da morire. Gli altri latti cosiddetti vegetali sono dei filtrati di frutta secca. Volete fare latte di mandorle? Vi prendete un chilo di mandorle e ci filtrate l'acqua, mentre mettete una gazza e vi viene il latte di mandorle. Andate su YouTube. Volete fare il latte di cocco? È un procedimento diverso, eccetera. Non sono latti. Il latte d'avena, l'avena è un cereale, se uno c'ha da dimagrire anche no, dice ma non ha molto indice glicemico, non alza molto l'indice glicemico a differenza del latte con lattosio, dipende come fai colazione, perché come ti ho detto della noradrenalina e del cortisolo non c'è una sostanza, ce ne sono tante, per cui è inutile che tu prenda, come a volte vedo, guarda, latte di mandorla e poi fette biscottate o la marmellata, la mangiate il latte normale che è anche di molto più buono. Perché una cosa c'è da dire, quando si costruisce una colazione che ce la consigliano o ce la costruiamo da noi, ecco perché abbiamo parlato di dieta zona, dovrebbe essere un po' bilanciata. Se te fai due tipologie di colazione, una glucidica e una proteica, fai solo del casino. Ora ti saluto perché quando esco mi tirano qui. Mi danno le botte. Chiamare io. Ti devo chiamare io. Grazie, prendo un caffè e poi mi chiami. Perfetto, ti mando un messaggio. Un abbraccio a tutti. Ciao.